Diamo la parola ad Andrea Sant'Angelo. Buonasera e benvenuto a Progress Online. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie di avermi invitato, grazie sempre del professore Siviero per le belle parole che sempre spende per me. Che dire, io sono un ingegnere che nasco come tanti, un ingegnere civile, non esisteva Hyperloop quando mi sono laureato, ovviamente. Sono stato prestato dal ingegnere di ponti. Mi occupavo di progettazione di ponti, di manutenzione di ponti negli Stati Uniti. E inizialmente mi arrivò una comunicazione abbastanza insolita di fare un predimensionamento di alcune campate e di una struttura molto particolare. Inizialmente mi sembrava un ponte multicampata, ma molto leggero. E quindi, insomma, sul momento non capii di che cosa si stesse trattando, però chi mi passò questo lavoro, questa verifica, mi disse che c'era molto segreto sull'argomento, non si poteva dire che cosa passasse dentro questa struttura, questo ponte. Poi, successivamente, e stiamo parlando del 2015, quindi quando ancora di Hyperloop se ne parlava veramente poco, in America se ne parlava poco. E in Europa ancora di meno. Poi scoprì successivamente che quello che doveva essere sostenuto era un tubo che trasportava all'interno delle capsule molto leggere. Allora mi incuriosì e incominciai a cercare chi poteva essere la persona o la compagnia che poteva fare una struttura del genere, potesse pensare di realizzare una struttura del genere, per quale motivo. Comunque, facendo una piccola ricerca, scoprì appunto che era una società che si chiamava Hyperloop One. Ai tempi si chiamava Hyperloop One, era la classica società americana che come startup incomincia in un garage o poco più, una cinquantina di persone, però già con le idee molto chiare, tutti ingegneri non civili come me, ma ingegneri di matrice aerospaziale, gente che proveniva dalla NASA. E alcuni da una delle società di Elon Musk, da SpaceX, che si occupa appunto del lancio di razzi vettori. E comunque io mi proposi come ingegnere civile perché mi sono reso conto subito che queste menti non avevano assolutamente idea cosa significasse fare un'opera civile, ma più che altro magari riuscivano a lanciare un razzo fuori dall'atmosfera, però quando si trattava invece di studiare una fondazione o una struttura tubolare sostenuta da piloni, allora lì non sapevano da che parte incominciare. Quindi incominciato proprio così, è stato quasi un caso. Bene, bene, prima di entrare nel dettaglio vorrei un attimo dare la Sì. parola a Roberto Di Maria. Buonasera, Roberto. Ciao Gioele, ciao e grazie a tutti. Ringrazio per questa grande opportunità l'ingegnere Sant'Angelo, ringrazio il professore Siviero che è sempre molto generoso nei miei confronti con i suoi elogi. Devo dire che sono onorato di fare parte, di avere contribuito nel mio piccolo a questa rivista importantissima e prestigiosa. Stasera abbiamo un argomento veramente molto molto importante e vedo che siamo già seguitissimi. Lascio di nuovo la parola all'ingegnere Sant'Angelo. Sono molto colpito da questo sistema e appunto gli volevo chiedere poi le modalità per tenere conto delle forze che è tipiche dei mezzi di trasporto, quindi non solo la velocità, che è un problema che evidentemente Hyperloop ha risolto molto bene, ma anche quello che riguarda le forze centrifughe, quindi centrifughe, scusate, il comportamento dei veicoli in curva. Ma lascio la parola a lui perché la sua dissertazione è molto interessante. Prego, Andrea. Grazie. Quindi ritornando a cosa vi ho detto in premessa, chiaramente non esiste un ingegnere di Hyperloop perché è una nuova tecnologia, non esiste né sui libri, non esiste nei testi universitari, non esiste da nessuna parte. Quindi inizialmente per me riuscire a capire come progettare questa famosa struttura, l'infrastruttura, perché alla fine io questo facevo,
è stata una cosa che inizialmente mi ha un po' spiazzato. Però nello stesso momento, alla fine, ho potuto capire che alla fin fine si trattava comunque di un ponte sospeso, multicampata, molto, molto leggero. E quindi con questo approccio sono riuscito un pochino ad avere una prima linea di contatto tra un ingegnere civile e un gruppo di giovani ingegneri aerospaziali e nonché fisici che avevano quest'idea di far trasportare delle capsule all'interno di tubi ad altissima velocità in condizioni di vuoto o quasi vuoto. Diciamo che l'idea non è un'idea nuova. L'idea della posta pneumatica o tutti i tentativi di Hyperloop che sono stati fatti nel corso dell'ultimo centinaio d'anni. Io ho qualche diapositiva, non so se vogliamo velocemente fare vedere qualcosa che io usualmente presento, ma penso che possa dare un po' un'idea. Prego, Anche Andrea. nella rivista di Enzo, allora vediamo se sono bravo. Allora, vediamo un po'. Ci sto provando. Ecco qui. Questa è, non so se è perfetto. Questo è un sistema di trasporto pneumatico che chiaramente non fu, grazie a Dio, mai realizzato, che fa vedere però come già nell'Ottocento l'idea di trasportare passeggeri all'interno di capsule era già comunque qualcosa che comunque stuzzicava la fantasia e la creatività degli scienziati e degli ingegneri. Qui vediamo appunto dei vagoni, c'erano pure le classi, erano state pure progettate delle classi a mo' di vagoni ferroviari di diverse categorie in funzione appunto della clientela più o meno abbiente. Quindi comunque esistevano dei prototipi. Diciamo che sono andati pure più avanti perché è stato fatto. Questa è una foto di un prototipo esistente, che è esistito all'interno, diciamo, sottostante Manhattan. Fu fatto un piccolissimo percorso di, se non sbaglio, qualche centinaio di metri. Non so se ce l'ho qui. Eccolo qua. Fu fatto un percorso in cui fu creato appunto sottoterra un tunnel che con un sistema pneumatico riusciva a trasportare delle capsule. Chiaramente il viaggio era più una cosa quasi da Luna Park che una cosa che avesse un senso, però era un prototipo che comunque insomma ne fu parlato tanto a quei tempi. Poi la società che iniziò a fare questo sistema pneumatico di viaggio pneumatico fallì per vari problemi che non sto qui a dire, però insomma fu un primo esempio di come questa scienza, questa tecnologia applicata alla scienza della posta pneumatica o successivamente anche dei viaggi con elettricità, con motori elettromagnetici, comunque già era nata, quindi non abbiamo creato nulla di nuovo. Qui c'è un altro esempio, appunto, come dicevo, che sono delle capsule che viaggiano all'interno di tubi, però invece di avere una propulsione come negli altri, che era una propulsione a vapore, qui c'era una propulsione elettromagnetica. E questo siamo addirittura in Russia, quindi diciamo che questo concetto fu sviluppato in diverse parti del mondo, non era semplicemente una cosa folcloristica o da Luna Park o di parco di divertimenti, c'era tanta scienza dietro. E cosa successe dopo? Dopo per tanto tempo non se ne parlò più, qui aspetti che per molto tempo poi non se ne parlò più, fino agli anni 50, fino al dopoguerra, quando si ricominciò a pensare a questi sistemi. All'interno sempre di tubi con bassa pressione e motori elettrici o addirittura motori a reazione, i primi motori a reazione, però la vera svolta, diciamo, per
se vogliamo segnare l'inizio dell'era Hyperloop, dobbiamo parlare del 2013, quando Elon Musk creò un documento che si chiamava Hyperloop Alpha, in cui descriveva un sistema di trasporto che riuscisse, che insieme agli altri mezzi di trasporto, quindi non semplicemente un mezzo di trasporto sostitutivo, ma un mezzo di trasporto complementare agli altri mezzi di trasporto già esistenti, riuscisse a decongestionare le grandi città e creare quello che poi fu battezzato il concetto di macro città o micro regione. In America questo concetto è molto in voga ultimamente. Quindi di creare delle sorte di città tra di loro collegate, apparentemente lontane, come potevano essere nel caso di Elon Musk, San Francisco e Los Angeles, non più collegate da un'autostrada che è sempre trafficata, ma da un sistema Hyperloop efficiente, on demand, che riuscisse a smaltire il traffico sulla trafficatissima 101, che è la strada che collega San Francisco con Los Angeles, e nello stesso momento inquinasse meno e fosse meno assetata di energia. E quindi da lì, da questo documento, vediamo se io ho qualcosa. Ecco qui. Questo è. Vediamo se riesco. Ok. E questo è il cosa diceva il documento. Il documento parlava di tanti aspetti tecnici che chiaramente non abbiamo il tempo di parlare. Però sostanzialmente questo è quello che lui proponeva in questo documento. Poi chiaramente questa linea San Francisco-Los Angeles dal 2013 sino adesso al 2022 non è stata mai effettivamente mai studiata. Quindi fu soltanto un suggerimento, ma di tutte le linee di cui adesso si sta parlando e si sta studiando, gli studi di prefattibilità di cui si sta parlando, non c'è questa linea San Francisco-Los Angeles, anche lì per tanti motivi, che non, molti anche politici, che non sto qui a dire, però non fu una delle cose delle linee che sono state oggetto di studio dal 2013-2015, quando sono nate le società Hyperloop, fino al 2022 adesso. E come è fatto Hyperloop? Vabbè, questo lo sappiamo tutti perché lo possiamo vedere. Io qui dovrei avere qualche slide, una slide qui giusto per farmi aiutare nella spiegazione, non annoiare troppo. Allora, di cosa si tratta? Allora, il sistema Hyperloop, appunto, è un sistema a capsule pressurizzate che sono mosse elettricamente da sistemi di motori elettrici di tipo lineare. C'è un sistema di levitazione. Qui nel grafico c'è un sistema di levitazione passiva. Ora non sto chiaramente, non sto a dire cos'è attivo, passiva, ma comunque è un sistema che sostanzialmente c'è un controllo dovuto alla repulsione dei magneti che genera la levitazione. Poi c'è un sistema, vabbè, un sistema di vacuum, di pompe per creare il vuoto. E poi, come in tutti i sistemi maglev, infatti il sistema Hyperloop si può considerare come un sistema maglev, cioè un sistema a levitazione magnetica da certi punti di vista, mentre dal punto di vista della levitazione, della guida e della propulsione, in qualche misura somiglia a un sistema maglev, cioè un sistema a levitazione magnetica. Per altri versi, io direi che adesso, perché ora c'è una nuova generazione, questa che vediamo adesso è la prima generazione, poi farò una breve vista di come si è evoluto il sistema Hyperloop dal 2015 sino adesso. Questa, diciamo, che è la prima idea che sostanzialmente prevedeva che i veicoli fossero la propulsione, la levitazione, la guida, a mo' di un sistema di treno ad alta velocità o di treno maglev, veniva tutto dal basso. Quindi abbiamo dal basso c'era un sistema di repulsione, cioè il treno, la capsula veniva sollevata, viene sollevata e quindi fluttua all'interno di questo tubo.
sistemi di guida fanno in modo che questa capsula si trovi sempre centrata e quindi non abbia problemi durante il suo percorso, sia sempre perché le tolleranze sono molto basse, specialmente in un sistema Hyperloop. E poi, vabbè, il sistema di propulsione, come abbiamo detto, è un sistema a motore elettrico lineare che ha una particolarità rispetto ai sistemi tradizionali. Qui, se vediamo, riesco. Il sistema era qualcosa del genere. Lo faccio vedere molto veloce, ma non vado chiaramente a andare nel dettaglio. Vediamo se funziona. Ok, non mi vedo, ma penso. State vedendo lo schermo? Ah, ecco qua. Ecco, qui era un sistema. Il sistema di Hyperloop è un sistema in cui il motore si trova, lo statore si trova nella parte fissa e il rotore nella capsula. Quindi, diciamo, in qualche misura la prima generazione di Hyperloop non prevedeva nella capsula nessun sistema di motore elettrico. Il motore era sul tubo, diciamo, e gli avvolgimenti sono nel tubo, mentre invece i magneti in una particolare configurazione si trovano sulla capsula. Quindi è un sistema abbastanza insolito, quindi la linea non è mai tutta elettrificata. Questo è uno dei segreti di Hyperloop: la linea non viene mai elettrificata, ma viene elettrificata soltanto al passaggio del veicolo. Quindi il veicolo riceve degli impulsi mano a mano che si muove, ma tutta la linea non è mai elettrificata allo stesso momento. Così anche tutta la linea Hyperloop non è mai tutta nello stesso momento depressurizzata. C'è un sistema di airlock che si apre e si chiude che permette di depressurizzare a zone e quindi di mantenere la pressione ottimale in ciascuna zona. Chiaramente tutto questo è controllato da un sistema software molto avanzato, ma con questo sistema di airlock si prevede che i consumi energetici, sia per quanto riguarda l'energia di propulsione che per quanto riguarda l'energia per mantenere il vuoto, siano ridotti. Poi, beh, qui abbiamo una slide, soltanto per se quello che ho spiegato non è eccessivamente chiaro. Questo è come funziona un sistema Hyperloop rispetto a un sistema, diciamo, di motori, il classico sistema ad alta velocità o maglev. Il motore viene energizzato a mano che la capsula si muove. E quindi quando la capsula ha passato il suo percorso, questa zona non è più energizzata. Quindi, in altre parole, sono attratti le cabine elettriche, danno energia in funzione dove si trova la capsula. Chiaramente le capsule all'interno del tubo sono tante, quindi questo sistema è on e off tante volte, però permette di risparmiare sul consumo di energia elettrica. Delle cose di cui io mi sto occupando e mi sono occupato sin dall'inizio, però questo è quello di cui ho parlato, è più qualcosa che riguarda il funzionamento del sistema Hyperloop. Però io sono un ingegnere civile, quindi mi riaggancio a quello che ha detto il professore Siviero sul fatto che mantenere il vuoto o quasi il vuoto all'interno di tubi, specialmente se in cemento armato o in cemento post-tension o cemento precompresso, qualunque tipo di cemento, è parecchio complicato. Infatti, la prima versione, la struttura che noi creammo come test, in cui io sono stato uno dei progettisti, poi farò vedere anche qualche foto, era in acciaio, era un tubo in acciaio di 3,3 metri. Vediamo se ve la posso fare vedere, giusto per vedere un po' di cosa si tratta. Qua vi faccio vedere un'immagine. Andiamo più su quello che ho fatto io, più del concetto di Hyperloop, che chiaramente è importante uguale. Questo qui è il sistema di Hyperloop test che abbiamo creato nel deserto del Nevada. Appunto, sono dei tubi di 3,3 metri di diametro, di spessore di una ventina di millimetri, che sono stati tutti saldati tra di loro e che hanno permesso di creare una struttura test in maniera abbastanza veloce, celere, nonostante fossimo nel deserto, quindi avevamo a che fare con temperature
molto alte di giorno e molto basse di notte, quindi avevamo problemi per i cementi, per la qualificazione. Comunque, nonostante anche lì per me è stata un'esperienza perché eravamo in ambiente che si toccavano quasi 60 gradi centigradi, con umidità pari a zero e la notte magari scendeva a 20-25. Quindi questa differenza, questa escursione termica così elevata aveva bisogno di cementi con una particolare cura. Comunque, nonostante tutto, siamo riusciti a creare questa struttura in tempi parecchio brevi, però questa fu soltanto qui ho qualche immagine. Questo è il punto fisso del tubo. Questa è la capsula. Questo è l'interno di questi tubi, di questo tubo, lungo circa 560 metri circa. Vabbè, queste sono le selle che ho. Queste sono delle selle con un materiale simile al neoprene. Inizialmente queste selle, inizialmente quando mi fu chiesto di fare quella famosa domanda quando mi fu chiesto di dimensionare dei dispositivi di appoggio, io non sapevo di cosa si trattasse, quindi avevo pensato a dei dispositivi classici di appoggio, ma poi dopo alla fine a scorrimento, ma poi alla fine questi si sono rivelati che abbiamo disegnato ad hoc, si sono rivelati più utili per il nostro, per quello che ci serviva. Questa è la struttura. Quando fu completata, questa qui è tutta quanta la struttura che abbiamo finito intorno al 2018. Però chiaramente il problema era che l'acciaio, realizzare questa struttura in acciaio per una struttura test poteva ancora andare bene, per una struttura lunga parecchi chilometri non va più bene. Allora si iniziarono a studiare diverse scelte di materiale, materiale compositi, materiale con cemento e lamine in acciaio. Io proposi invece l'utilizzo, la sperimentazione e anche fu approvata, di alcuni cementi che io conoscevo in Asia. Io, lavorando in Giappone e in Corea, specialmente in Corea, ho avuto l'esperienza di lavorare con cementi ad altissima resistenza. Gli americani la chiamano UHPC, Ultra High Performance Concrete, cioè cementi ad altissime prestazioni con caratteristiche che in qualche misura somigliano più a un acciaio che a un cemento, con caratteristiche che riescono anche a mantenere la tensione all'interno senza rotture. E quindi questo materiale chiaramente ingegnerizzato per Hyperloop poteva essere la scelta ideale. Quindi negli ultimi 2 anni, Covid permettendo, noi ci siamo occupati, io personalmente mi sono occupato dello studio dei materiali da utilizzare per questi tubi. E quindi si è partito da questo cemento ad altissime prestazioni e si è poi migliorate le miscele con delle sabbie particolari, con delle fibre all'interno particolari, per fare in modo che non solo riuscisse ad avere delle caratteristiche simili a un acciaio, nello stesso momento riesce anche ad avere delle caratteristiche di tenuta molto elevata, e quindi permette, chiaramente la tenuta è uno dei fattori determinanti per la progettazione di un sistema Hyperloop. Perché? Perché dalla tenuta va la potenza delle pompe. Chiaramente una bassa tenuta richiede molta energia alle pompe e questo non va bene. Quindi la tenuta è uno dei fattori determinanti per la riuscita di un sistema Hyperloop. Che significa la riuscita di un sistema Hyperloop? Cioè un sistema che permette di consumare poca energia. Qui stiamo parlando dell'energia che consuma un sistema Hyperloop. A regime è di circa 75 watt passeggero chilometro, che comunque è un numero magari che detto così dice poco, però diciamo che un sistema maglev consuma il 40% in più a passeggero chilometro. Quindi il sistema è sicuramente più efficiente da un punto di vista energetico. Poi in alcune zone del mondo, come dove stiamo facendo la fattibilità, lo studio di fattibilità, e siamo andati avanti pure con una progettazione preliminare, per esempio negli Emirati Arabi, dove l'esposizione solare è elevata, questa struttura potrebbe essere alimentata soltanto con pannelli solari, quindi non aggravando in alcun modo
la rete elettrica esistente. In altre zone, chiaramente, in funzione della zona, possiamo avere più o meno necessità di energia dall'esterno, ma in zone molto, molto assolate, il sistema praticamente è autonomo anche da un punto di vista energetico. Cosa è successo dopo? Questo, diciamo, il sistema Hyperloop, diciamo 1.0, era appunto con queste capsule che viaggiavano verso il basso. Ora, il nuovo sistema Hyperloop, invece, ora vediamo se ho qualcosa da farvi vedere. Ah, intanto, se volete qualcosa, ho qualcosa interessante, magari se interessa, potrebbe essere interessante vedere cosa sta succedendo nel mondo. Chi sta sviluppando, a parte Virgin Hyperloop, chi sta sviluppando in tutto il mondo? Ci sono in Canada, abbiamo in Europa, abbiamo anche in Italia, se per questo. In Italia c'è stato io personalmente sono stato contattato tempo fa, da parte dell'amministrazione della città di Torino per uno studio di prefattibilità tra Torino e Milano. Qui vediamo se ho qualche cosa. Sì, prego, siamo molto interessati, Andrea. Immaginavo. Allora, la Torino-Milano, ecco qua. Allora, il sistema Torino-Milano che stava partendo, si rifaceva alla linea ad alta velocità. Utilizzava come base la linea ad alta velocità. Ah, questo è uno studio che è stato interrotto, quindi quello che vi mostro è solo qualcosa perché lo studio è stato interrotto. Queste sono le prime bozze su cui avevamo lavorato, ma che poi dopo, ripeto, non è andata avanti. Questo era lo schema che insomma, per dare una prima idea di come poteva essere un sistema Hyperloop tra queste due città. Una delle cose importanti che non ho accennato prima, ma ci tengo a dire che una delle cose per cui un sistema Hyperloop è totalmente differente rispetto a un sistema ferroviario anche ad alta velocità, una domanda che mi fanno spesso, anche per la Torino-Milano, insomma, ci vuole poco meno di un'ora o un'ora per raggiungere le due città. Cosa serve il fatto che Hyperloop copra una Torino-Milano in 15 minuti? Il fatto che non sono solo i 15 minuti, ma il fatto che la distanza temporale, c'è scritto distanza temporale 180 secondi, cioè significa che le capsule girano continuamente all'interno del circuito Hyperloop. Possono essere più dense, possono essere meno dense in funzione degli orari. Viaggiano collegate, viaggiano a cluster, come dicono gli americani, cioè viaggiano a gruppi, non sono fisicamente collegate, ma viaggiano a gruppi e poi vanno a mano che vanno alla destinazione finale, magari il gruppo si sfoltisce, però partono con un gruppo, con un numero di gruppo, e questo gruppo ha una frequenza abbastanza elevata. Diciamo appunto che negli orari di punta poteva raggiungere anche i 60 secondi, cioè sarebbe stata una capsula ogni 60 secondi con 180 secondi nei momenti in cui c'era meno richiesta. Chiaramente il sistema non è un sistema a 24 ore, ma sarebbe stato un sistema a 18 ore, ora non ricordo, penso 18-16 ore, in cui poi dopo sarebbe stata una classica manutenzione. Insomma, ci dovrebbe essere qualche cosa. Vediamo se ho qualcosa sulla velocità. Aspetti, forse non ho. Aspetta, forse ho anche qualcosa che fa vedere anche qualcosina in più sui raggi di curvatura e sulle velocità di ogni tratto. Mi pare che sia qui. Sì, allora. Ecco qua, vabbè, qui è. Ok, vabbè, questo è quello un po' più o meno quello che ho detto: i rumori, il sistema on demand. Vabbè, questi sono i consumi. Questa fu un'altra presentazione che feci a Torino. I consumi, vabbè, questo è l'utilizzo del sistema Hyperloop in confronto con i sistemi di trasporto attualmente esistenti. Capire qual è il segmento in cui Hyperloop ha la sua collocazione
ideale. Vabbè, queste sono le pendenze. Questa era una proposta di sistema Hyperloop, però è sorpassata perché, infatti, siamo nel 2019, è sorpassata perché ancora il sistema di trasporto prevedeva la levitazione e la propulsione, la guida verso il basso. E poi c'era qualcosa. Allora, ecco qua. Qua c'era qualcosa, un primo studio sui raggi di curvatura che furono studiati in maniera preliminare. Chiaramente questo è tutto preliminare. E poi c'era un profilo delle velocità di comfort delle varie tratte. Le accelerazioni siamo intorno a 0,25 G. Quindi diciamo che siamo un'accelerazione tipo un aeroplano, massima. Se non sbaglio, l'aeroplano arriva fino a 0,3-0,4. Qui dicevo laterale di conforto 0,18, ma poi comunque un qualcosina di più. Comunque siamo intorno a 0,20-0,25. Poi non so che altro c'è. Ah, poi fu fatto un primo studio dove piazzare la linea Hyperloop lungo i viadotti che si andavano incontrando lungo il percorso. Fu iniziato uno studio di prefattibilità per capire se ci si poteva utilizzare le strutture esistenti o piuttosto che creare delle strutture alternative. Vabbè, qui sì, fu fatto qualcosa, non so. Ah, qua c'è la sovrapposizione del tracciato ad alta velocità con il corridoio dei Hyperloop. Insomma, si era andato un po' avanti. Ora non sto a andare nel dettaglio perché sarebbe tanta roba. Però, insomma, era incominciata qualcosa che mi faceva ben sperare che il sistema Hyperloop quantomeno fosse studiato anche in territorio nazionale, visto che comunque dal 2015 ho studiato i sistemi Hyperloop in parecchie parti del mondo. Per me sarebbe stato un motivo di orgoglio se anche in Italia si fosse quantomeno studiato. Volevo dare un breve, invece, tornando a quello che dicevo prima, volevo fare una breve occhiata, volevo dare una breve, ecco qua, volevo fare vedere come invece è il sistema Hyperloop moderno, diciamo, 2022. Quello che abbiamo visto adesso e che vi ho fatto vedere era Hyperloop per come è nato. Quindi questo sistema come dicevo, con propulsione, levitazione e guida verso il basso, un sistema di repulsione magnetica, invece oggi siamo così. Adesso il sistema è stato capovolto. Quindi tutto quello di cui si parlava prima è stato invertito. Anche il sistema di levitazione si è passato da un sistema di levitazione passiva a un sistema di levitazione attiva. E quindi che significa? Che invece di esserci la repulsione c'è l'attrazione. Quindi all'interno questa poco elegante parte della capsula contiene un sistema di elettromagneti, mentre invece prima era un sistema semplicemente magnetico. Quindi mentre prima la capsula aveva dei magneti e tutta la parte elettrificata si trovava sul tubo, adesso invece il sistema di elettromagnetico per il controllo della stabilità del tubo avviene dentro questo chassis. E chiaramente però rimangono tutte le caratteristiche di cui avevamo parlato prima, cioè il sistema è sempre un sistema a bassa pressione, stiamo parlando intorno ai 100 Pascal. Del tubo non, qui si vede, il tubo non è più in acciaio, ma si tratta appunto di un tubo di questo materiale sviluppato in collaborazione con la BASF. E il sistema permette uno dei problemi fondamentali che all'inizio avevamo su Hyperloop era come creare i punti di scambio. Con il sistema di levitazione passiva, cioè col sistema verso il basso, che sostanzialmente è il sistema che esiste anche in Giappone, i treni si chiamano SC Maglev del Giappone, sono superconducting Maglev, sono levitazione magnetica passiva, cioè repulsione.
E sono sistemi in Giappone molto costosi, hanno tanti problemi, sono bellissimi treni, ma molto costosi. È difficile da governare nelle zone di scambio. Questo che significa? Che il problema dei giapponesi è quando questi treni a lievitazione passiva devono scambiare, hanno dei problemi negli scambi. Con il sistema invece a soffitto, questo problema sembra sia risolto. E non solo Hyperloop, Virgin Hyperloop, ma anche altre Hyperloop nel giro del mondo, specialmente europee. Ci sono delle bellissime realtà in Olanda che si chiama Delft. A Delft c'è Hard Hyperloop, sviluppata appunto dall'Università di Delft, o in Svizzera, o in Spagna. Hanno tutti, c'è un'unione delle idee, per fare in modo che il sistema Hyperloop venga sviluppato non solo da Virgin o piuttosto che da Delft, da Hard Hyperloop, ma venga sviluppato insieme. Quindi Hyperloop, come dice l'ex CEO di Hyperloop, Hyperloop va scritto con la H minuscola e non con la H maiuscola perché è una tecnologia, non è un marchio proprietario, come purtroppo alcuni tendono a sottolineare. Alcune società tendono a sottolineare Hyperloop come una tecnologia proprietaria, mentre invece non l'idea di tutte queste società, Hyperloop Virgin inclusa, non è una tecnologia proprietaria, ma è piuttosto un sistema da sviluppare, che poi ognuno può avere chiaramente le sue differenze, ma un sistema da sviluppare in comune. E questa appunto l'idea di sviluppare verso l'alto rispecchia questa volontà. E c'è qualche altra immagine che vorrei farvi partecipi, che potrebbe. Vabbè, questa è sempre l'immagine. Allora, c'è qualcosa che ecco qui. Questa è un po' invece per la struttura. Questa è un'immagine che vi faccio girare molto velocemente per tanti motivi, però giusto per avere un'idea. Questo è Hyperloop del futuro. Cioè del futuro, diciamo del presente slash del futuro prossimo, quindi una struttura molto diversa da quella che inizialmente c'era, struttura a due pezzi in un materiale, appunto in questo materiale particolare, con dei giunti di espansione che sono poi tarati in funzione di diversi parametri, e appunto è un sistema a due pezzi che sarà costruito in maniera automatizzata. E poi qualcosa molto veloce vi posso fare vedere sempre com'è più o meno la capsula, insomma, tutto il sistema ingegnerizzato che c'è qui verso l'alto, e sotto è semplicemente una capsula a mo' di aereo, insomma, con sistema di pressurizzazione a mo' di aereo. Un'altra cosa che ci tengo, e questa è un'altra cosa importante per fare vedere un po' come siamo messi e quali sono le società coinvolte al momento. E purtroppo la timeline purtroppo non è rispettata al 100% per ovvi motivi, perché il Covid ci ha creato parecchi ritardi. Però direi che aggiungendoci un paio d'anni dovuti al Covid, la commercializzazione si prevedeva intorno al 2023, io direi che ottimisticamente verso il 2026 forse potremmo pensare di vedere un sistema Hyperloop, per esempio, negli Emirati Arabi, dove stiamo facendo uno studio ormai avanzato di collegamento del porto con l'aeroporto, o piuttosto che un altro in India. Non so se, beh, insomma, ce ne sono parecchi di studi di prefattibilità, che sono quello in India stava quasi per partire, poi è finito per tanti motivi. Quando volete interrompetemi, è così. Parlava di eventuali fattibilità in Sicilia, e vedi, è davvero Sì. questa. Sì, parlava della fattibilità in Sicilia. Allora, aspetti che intanto chiudiamo questo schermo. Allora, si parlava della fattibilità in Sicilia. Io ho avuto. Una volta fui contattato, mi trovavo in California, fui contattato dall'amministrazione, ora non ricordo con chi era personalmente, forse è meglio non nominare, ma comunque fui chiamato perché c'era molto interesse,
per due tratte. Una era la Catania-Palermo, la classica Catania-Palermo. L'altra era quella su Ragusa. Se non sbaglio, forse era Palermo-Ragusa, qualcosa del genere. Comunque, io fui abbastanza sorpreso, non mi aspettavo di essere chiamato per queste per questi tragitti, per questi studi. Però comunque, perché no? Quindi feci un viaggio subito, il giorno dopo che fui contattato, presi un aeroplano e da Los Angeles sono arrivato in Sicilia, ma alla fine purtroppo mi resi conto che era soltanto una trovata, insomma, politica, ma c'era molto poco dietro e me lo aspettavo che comunque c'era molto poco. Io chiaramente, se tutte le volte che sento qualcosa che si fa in Sicilia, io mi sento più siciliano quando sono in California che quando sono in Sicilia, quindi è chiaro che comunque io provengo dal ponte sullo stretto e Eh sì. quindi insomma ho passato parecchi anni sul ponte sullo stretto per la progettazione del ponte. Chiaramente ero uno dei tantissimi, diciamo che ero il ragazzo di bottega e quindi insomma sentire parlare di nuovo così lontano da casa della Sicilia, chiaramente per me è l'occasione per volare subito, però alla fine se ne è fatto Peccato poco. che era diciamo una bufala, insomma, una mezza. Noi l'abbiamo riportata questa notizia e abbiamo È pensato, una bufala. l'abbiamo commentata come la generata del secolo. No, perché se ho capito bene, caro Andrea, credo che ci siano ovviamente dei limiti di raggi di curvatura. Poco fa vedevo raggi di curvatura superiore ai 10 km, quindi Sì. l'orografia del terreno è difficilmente superabile. Se trovi una montagna non ci puoi girare attorno, la devi assolutamente attraversare in galleria, e col terreno che abbiamo noi credo che sia molto costoso e molto difficile. Per ora, per quello che vedo, è un mezzo di trasporto che si può realizzare, credo, nelle situazioni di pianura. Puoi confermarmi questo, Andrea? Allora, permette la livelletta, diciamo, rispetto alle classiche livellette di un treno, di un'automobile, chiaramente sono superiori. Sì. Questo senza ombra di dubbio per ovvi motivi, non abbiamo quei problemi che ci sono sulle rotaie, però chiaramente ci sono dei limiti che non si possono raggiungere, ma ciò nonostante. Hyperloop è stato studiato non solo per essere una struttura su piloni, chiaro è quella più facile, ma è una struttura che si può adattare chiaramente, quindi In galleria. c'è un team in cui io non faccio parte in prima persona, che si occupa di Hyperloop sotterraneo. Quindi si stanno studiando tutte le... E anche chiaramente come un sistema, insomma, si intende che non sarà è tutto piano e impossibile per ovvi motivi. E quelli in India ci sono 27 km tutti in galleria. Quindi si possono fare, chiaramente i costi aumentano. Io dovrei avere una grafica abbastanza aggiornata sul Prego, costo. Andrea. Vediamo Ma se anche ce l'ho. capire il diametro di queste gallerie sarebbe interessante. Allora, diciamo che il sistema Hyperloop è di circa 5 metri, 5 metri e Eh sì. 50. Perché poi succede, allora le capsule sono ovviamente un pochino più piccole, ovviamente, però nemmeno tanto ma nemmeno poco. C'è una cosa che si chiama che è il limite di Kantrowitz. Praticamente in parole povere è un limite per cui se il rapporto tra l'area del tubo e l'area della capsula diventa troppo piccolo, quindi diciamo che la capsula si avvicina molto al diametro del tubo, succedono dei fenomeni termici, c'è un surriscaldamento termico notevole prima di tutto, e poi c'è l'effetto che viene chiamato, traducendolo brutalmente, l'effetto siringa. E quindi praticamente si crea un drag, cioè una resistenza Un altissima, attrito. esatto, perfetto. È una specie di attrito, ma comunque alla fine gioca, è una forza fittizia come un attrito, per cui non si riesce più a muovere perché diventa troppo forte vincere quelle forze. Qui io sto facendo Capisco. velocemente, ho messo ecco, questo qui è la velocità in termini di Mach.
E questo qui è il rapporto tra l'area del veicolo e l'area del tubo. E quindi c'è una zona ottimale, e quindi in questa zona ottimale, per cui si sono progettati tutti i sistemi Hyperloop, entrano in questo sistema, e quindi i diametri dei tubi sono chiaramente sempre proporzionali alle grandezze delle capsule. Mentre invece, per quanto riguarda i costi, io dovrei avere un grafico, forse questo, un grafico abbastanza aggiornato. Sì, questo qui ve lo faccio vedere anche questo abbastanza velocemente. Allora, questo è il costo per passeggero. Allora, questo vediamo cos'è. Questo qui è il costo del passeggero. Questo è il costo passeggero per chilometro. È quello che ho preso qui adesso. Vabbè, questo è in funzione della lunghezza, e questo è il costo passeggero chilometro. Dovrei avere qualcosa pure sul costo della linea, ma diciamo che vediamo se ho qualcosa aggiornata sul costo. Dunque, forse vediamo se ho qui qualcosa. No, qui non ce l'ho. Comunque, se lo trovo durante la conversazione, ve lo espongo, che è molto interessante. Ma comunque, insomma, variano dai 20, 25, sino ad arrivare ai 50, 60 nelle zone più complesse al chilometro. Vediamo se lo trovo qua. Prego, Enzo, Adesso. a te la parola, Sì. professore Sivier. Allora, beh, certamente si tratta di un sistema che mi pare per il momento avveniristico, ma non troppo. Della serie che ci sono sicuramente in Italia delle situazioni che potrebbero consentire. È certamente la Milano-Torino di cui si parlava prima, ma so che c'è del movimento anche nel Veneto, non conosco ancora i Sì, dettagli, sì, sì. però so che è L'abbiamo stato sentito. affidato uno studio proprio al CAV, che è la concessione autostradale venete, cioè sostanzialmente il passante di Mestre, il cui amministratore delegato è poi anche un siciliano di Catania, che voi conoscete perché è Ugo Di Bernardo, perché è stato per molti anni il capo compartimento Sicilia. Sicilia. Io penso che in questi giorni lo dovrei riuscire a intercettare, un personaggio praticamente imprendibile, perché gli impegni che ha sono enormi. Mi Immagino. veniva l'idea di cercare di capire se potevamo allocare l'Hyperloop sul ponte di Messina, perché dal momento che prima o Bellissima poi si domanda. decideranno a fare l'aggiornamento progettuale di quello che c'è e non inventarsi il nulla per produrre il nulla a un costo iperbolico, beh, insomma, spero che nel giro di qualche mese ci sia una resipiscenza complessiva, ma ne dubito, lo spero molto, ma ne dubito. Magari, Vedremo magari. cosa succede la prossima settimana con il Presidente della Repubblica, e poi io credo che cambieranno molti assetti. Comunque sia, ormai l'orizzonte non può che essere quello delle nuove elezioni, perché nessuno si mette Certo. oggi con quel casino, scusate, che c'è anche dal punto di vista del Covid. Però io il punto lo pongo proprio ad Andrea, ma secondo te, visto che ti sei anche occupato del ponte, io qualche Sì. idea ce l'ho, a dire la verità, perché Ne più le sono cose certo. sono impossibili, più mi piace occuparmene. Io credo che, insomma, non sia impossibile. Qui c'è un problema probabilmente di curve, c'è un problema di distanza. È chiaro che non stiamo parlando di collegare Reggio con Messina, stiamo parlando di collegare, che so, Catanzaro, Potenza, scusate, Catanzaro, Cosenza rispetto a Catania, Palermo, cioè sono queste le dimensioni su cui ci possiamo muovere, credo, se non ci sono almeno decine di chilometri, anche perché si Appunto. deve mettere in moto, voglio dire, l'accelerazione in partenza e la decelerazione in arrivo non sono problemi marginali. Ecco, da questo punto di vista, il futuro dovrebbe prevedere, secondo me, una mobilità, diciamo, ridotta quantitativamente, ma estremamente alta qualitativamente. Ovviamente è una mobilità, possiamo dire, di lusso, perché questi sono gli ordini di grandezza, anche se i numeri poi ballano, ma è evidente
potrebbe essere qualcosa che somiglia all'aereo prima parte insomma, qui mi rivolgo soprattutto a Roberto Di Maria che si occupa dei trasporti. Io non mi occupo di trasporti, sono un dilettante allo sbaraglio da questo punto di vista, uso solo la mia fantasia e la mia esperienza e quei pochi capelli bianchi che mi sono rimasti. Ma detto questo, Andrea, io credo che su questo aspetto, magari anche come dire, come auspicio, come tentativo di andare oltre l'oltre, che è un termine che io uso molto spesso per far vedere che non ci si può fermare. Questo da un lato. Da quell'altro vedere anche i trasporti con un'ottica trasversale. Come parlavamo prima con Roberto, anche sui trasporti gratis, per esempio, di cui lui è coautore, che ho appena pubblicato sull'ultimo numero di Galileo, proprio un suo articolo molto ampio e molto esaustivo e direi anche molto convincente. Qua. Quindi si aprono degli scenari che evidentemente i tuoi committenti, cioè i soggetti che ci stanno mettendo milioni di dollari sopra, li avranno valutati anche nella tempistica, perché un investimento per chi investe deve avere un orizzonte di rientro misurabile. Ecco, possono anche decidere che ci mettono 10, 15, 20 anni, come magari fanno i cinesi, da sempre peraltro, quindi una generazione. Ma questo è un aspetto su cui varrebbe la pena di lavorare. Poi stasera probabilmente possiamo solo, come dire, creare i presupposti per aprire una discussione per la quale io mi metto a disposizione, come Galileo, di ospitare osservazioni, cose. Adesso un numero dedicato ai ponti che uscirà nel giro di un 15-20 giorni, poi c'è un numero dedicato al ponte di Messina che sta slittando perché voglio vedere cosa succede dopo l'elezione del Presidente e così via. Ecco, Andrea, purtroppo ti sei trovato una persona che rompe le balle. No, Ma assolutamente. Io avercene, avercene. sono felice più che altro e onorato perché come professore Siviero io ho avuto a che fare con professori di tanti tipi, di tante nazioni, di tante parti del mondo, ma una persona come Enzo Siviero penso che non esista un'altra. E quindi, no, Sottoscrivo, no, sottoscrivo. e non sono solo, e lo sai Enzo, non sono solo a dire questo, siamo Ogni in tanto mi tantissimi. domando cosa ho fatto per essere così considerato, ma sembra di essere una persona assolutamente normale, quindi vabbè, andiamo Ma anche della avanti. Ma normalità, comunque. le sviolinate funzionano perché c'è un'orchestra importante. Io preferisco i violoncelli, della verità, però sono un po' troppo ingombranti. È un grande, è un grande. Allora, Andrea, a te la Comunque, parola. sì. Allora, io ho fatto un piccolo articolo sulla rivista Galileo in cui ho accennato a eventuali aggiornamenti che non siano le baggianate che si sentono, concedetemi il termine, ultimamente, e di rifare il progetto, di rivedere il progetto, quanto invece a dare un'impronta più evoluta, tecnologicamente più evoluta, considerato che sono passati più di 20 anni, ma non stravolgere l'idea, quanto invece l'utilizzo di materiali più moderni, l'alleggerimento di alcune del cassone principale, del cassone pluricellulare, perché il tipo di trasporti stanno cambiando, il trasporto pesante non è il futuro, il camion non è il futuro, il truck che dicono gli americani non è il futuro. Quindi tutto questo significa che i pesi sopra una struttura come il ponte sullo stretto potrebbe essere rivista tutto il sistema pesi e quindi nel momento in cui cambiano i pesi in gioco potrebbe cambiare tantissimo anche il sistema cavi, che è il sistema cavi che c'è nel progetto del 2000 e per adesso insomma è un progetto del 92, del 93, che è stato abbellito, sistemato, io ne ho visti, io ho lavorato sul progetto del 92, poi sono stato contattato nel 2010 per qualche piccola revisione tramite Parsons, io ero consulente di Parsons, ho lavorato, inizialmente ero impiegato di Parsons, poi nel 2017 fu fatto un altro belletto, ma sempre il progetto al 99% era sempre lo stesso progetto, con le stesse geometrie, con gli stessi carichi, gli stessi pesi, e questo lo trovo. Non dico assurdo, ma lo trovo veramente. Cioè, invece di andare a pensare un tunnel sottomarino o un ponte multicampata con le campate galleggianti, che se ne è parlato tanto, che io ho visto pure, non so, mi pare Anche se ne troppo. parlo.
Sì, ma se ne è parlato tantissimo. E mio padre è l'ingegnere e aveva anche io nei suoi libri ho trovato il ponte a più campate con le campate centrali galleggianti attaccate coi cavi, insomma, progetti degli anni 60. Steinman. La società, la società dove ho lavorato io si chiamava Steinman inizialmente, poi assorbita da Certo. Parsons, ma era Steinman che si trovava a New York ed è la società che gestisce tutti i ponti dell'East River. E da lì, da Parsons Steinman ce n'era di tutti i tipi, di tutte le salse. Quindi, se il governo chiede un progetto di questi, basta fare due telefonate, c'è una stanza di 50 metri quadri piena di tutte le soluzioni possibili e immaginabili. Due E campate, tre appunto. campate, strallato, sospeso, mezzo sospeso e mezzo strallato. Andrea, Cioè. è un problema di volontà politica, è solo di volontà politica. Infatti. Sgomberiamo il campo dai problemi tecnici, si superano i problemi Si tecnici. superano, si Anzi, si fa superano. l'upgrade, ci mettiamo pure l'iperloop di sopra. Ma Ma è il ponte si facilissimo. può fare, Ma lo so, lo certo che so. si può fare. Ma infatti c'era un ribilanciamento dei carichi sulle corsie. Cioè io ho lavorato insieme e ci sono Ma società infatti, coreane. Una società coreana senti che è Andrea, davvero aiuta. volevo Dimmi, per dimmi. concludere, volevo dare spazio a una domanda di un nostro follower che ci dice qual è la tensione dell'alimentazione. Secondo me non è una domanda, è una domanda interessante per quanto riguarda l'Hyperloop. Allora, io su questo non so se posso rispondere Ah. perché fa parte del know-how di Virgin. Quindi Top secret. devo stare con la bocca chiusa. Ci sono tre catene di alimentazione differenti, di cui Bene. una è ad alta tensione, è quella principale. Però non posso parlare perché poi c'è il sistema di alimentazione interno. Insomma, purtroppo è una domanda Non che. te lo chiediamo, noi ti chiediamo Adesso. soltanto di farci avere le slide, se puoi, le slide che hai proiettato, magari le mettiamo a disposizione nel nostro sito www.sicilianprogress.com. Per quelli che Sì. non hanno seguito, che magari vogliono approfondire un po' di più questa tematica, ovviamente sempre nei limiti del copyright, nei limiti del Certo, possibile. Volevo indubbiamente. chiederti un'ultima cosa, mi hai accennato che questo sistema può funzionare anche per le merci, appunto per le merci che hanno necessità di essere trasportate velocemente. Sì, e infatti il sistema di trasporto merci che stiamo sviluppando per adesso per Dubai collega il porto con l'aeroporto con un sistema di container leggeri, quindi i container vengono caricati e scaricati dalle navi o dagli aerei e entrati dentro il sistema Hyperloop. Ci sono delle capsule particolari che sono progettate per ospitare questi container leggeri. Che riescono appunto a trasportare le merci dal porto all'aeroporto in pochissimi minuti. La stessa cosa, il sistema Pune-Mumbai inizialmente sarà un sistema di trasporto perché anche lì abbiamo la necessità di trasportare molte merci e la linea è trafficatissima, la linea stradale è pessima, anche lì è una delle priorità. Chiaramente io mi immagino un sistema Hyperloop che nasca come freight, come merci. Che poi la sua evoluzione sarà chiaramente passeggeri, ma nasce secondo me il primo Hyperloop che vedremo sarà sicuramente merci. Non mi immagino un sistema passeggeri come in prima battuta. Bene, Ma ci bene, sono già le bene. certificazioni per la sicurezza, si sta lavorando a un sistema di Quindi è già certificazione un sia in passo Europa che avanti. negli Stati Uniti. Andrea, Bene, posso Andrea, pensare con il prego, Enzo. supporto di Roberto? Grazie. Purtroppo quello che dici poi sollecita i miei ingranaggi e quindi sono molto pericoloso da questo punto di vista Ahi. perché poi faccio lavorare le persone. Allora, mi intriga molto questa idea che tu hai lanciato, che se c'è una stanza piena di ipotesi progettuali e così via, nei limiti, diciamo, in cui è consentito divulgarlo, non mi dispiacerebbe se tu facessi un articoletto per G Messina, l'abbiamo chiamato così, che tanto sta slittando, quindi avresti un po' il tempo di guardarlo. Ma soprattutto mi interesserebbe molto se si riuscisse a fare un ragionamento anche con Roberto, visto la sua qualità di trasportista, che faccia capire come questo sistema sia funzionale alle merci. Allora, io penso che nel futuro sia giusto quello che stai dicendo, cioè i truck pesanti, insomma, non sono quello. Ma sul ponte di Messina,
evidentemente la possibilità di sgravare un po' da carichi troppo pesanti faciliterebbe tutto. Probabilmente è anche una soluzione che andrebbe presa in considerazione nel rapporto costi-benefici, perché in fondo non ci illudiamo, non è che col ponte risolviamo tutti i problemi di trasporto merci, le No, navi comunque ci chiaro. sono, poi c'è Gioia Tauro, Sono. insomma c'è tutto un ragionamento sulla portualità che anzi, detto tra di noi, sarebbe bene che fosse messo in relazione seria con il sistema portuale, perché se noi non ragioniamo in termini complessivi di sud, non è che andiamo tanto in là, ecco, quindi vi lancio questa idea, proviamo a vedere se queste battute messe lì possono trovare concretezza, perché io nei prossimi mesi conto di essere molto attivo a Roma, per una serie di motivi che adesso non sto a spiegare, ma è probabile che possa essere uno degli interlocutori, diciamo, che viene portato dalla politica a discutere su questi temi in modo da far cambiare la polarità del ragionamento. Non subito, ma voi Sì. sapete bene che le cose vanno preparate e se la linea è quella giusta si può anche arrivare al risultato. Allora, questi elementi che Bene. poi alla fine entrano nella sostenibilità, nel concetto del green e così via, potrebbero essere vincenti, soprattutto sul fatto dei pannelli solari che, come hai detto, tutto sommato in Sicilia, a parte qualche momento, possiamo pensare senz'altro che il sole ci sia. Ah, Indubbiamente, quello non ci manca, non Io ci credo manca. che stiamo finendo, no? Quindi. Sì, abbiamo sforato tutte le previsioni, ma ne valeva la pena. Io vi saluto e vi ringrazio di tutto, anzi lascio la parola a Gioele per i convenevoli e con la promessa di rivederci magari per parlare degli ulteriori sviluppi dell'Hyperloop. Caro Andrea, non ti Volentieri. lasceremo così Volentieri. per poco, quindi Volentieri. dovrai sopportarci ancora un'altra volta. No? Io ti Volentieri. ringrazio tanto della tua cortesia e soprattutto perché ci hai fatto fare questa sera veramente uno scoop, quindi queste cose ne parlano tanti, troppi, a sproposito. Questa sera ne abbiamo parlato con cognizione di causa e con uno dei protagonisti di questo sistema, oltre che con la pregevolissima partecipazione del professore Siviero, che ringrazio. Prego, Gioele, a te la parola. Grazie mille per essere oggi intervenuti, Andrea Sant'Angelo della Virgin, appunto, e il tuo professor Enzo Siviero, ricordiamo essere anche rettore dell'Università e Campus. Grazie veramente per il vostro prezioso contributo, quello di questa sera. Non posso fare altro che dare merito alle parole che ha detto poco fa Roberto Di Maria.